Un brindisi e una torta per festeggiare insieme ai passeggeri l'avvio delle quattro nuove rotte che sono andate a incrementare la programmazione Ryanair sul Vincenzo Magliocco. Ieri pomeriggio in aerostazione, oltre al sindaco di Comiso Filippo Spataro e al presidente della SOACO Rosero Di Bennardo, c'era anche Giuseppe Belladone di Ryanair. Esattamente, abbiamo oggi inaugurato la stagione estiva qui a Comiso, quattro nuove rotte internazionali, quattro nuove rotte importanti, tre rotte internazionali, una domestica Pisa, poi Kaunas, Dublino e Francoforte. Siamo molto soddisfatti di come stanno andando i voli. Quest'anno contiamo di trasportare oltre 250.000 passeggeri da e per Comiso. Come dire, stiamo anche lanciando una serie di importanti novità per tutti i nostri passeggeri, quindi la possibilità di portare un secondo bagaglio gratuito, da cabina gratuito, la possibilità, i posti assegnati per tutti i passeggeri che sono già una realtà, un nuovo sito che renderà ancora più facile l'acquisto di biglietti alle basse tariffe Ryanair, quindi una serie di novità qui per Comiso, per il territorio siciliano che potrà beneficiare del flusso turistico che arriverà con i nostri voli, ma anche una serie di importanti novità che riguardano tutto il nostro network. Festeggiate anche con il lancio di nuovi biglietti scontati? Assolutamente, abbiamo lanciato un'offerta a biglietti a €19,99 su tutto il nostro network da prenotare entro la mezzanotte di lunedì. Sì, una tappa importante, l'avevamo preannunciato. Sono contento anche che il responsabile Ryanair ha detto che Comiso promette bene, perché ha una percentuale di riempimento alta, questo lo dico io. Loro hanno previsto 250.000 passeggeri, noi vogliamo andare oltre, abbiamo sempre parlato di 300.000 e siamo contenti, anche perché i primi voli sono tutti, e quelli già venduti sono tutti pieni, quindi percentuale di riempimento oltre l'80%, cosa dire? Non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo continuare con questo trend.